Il campione degli internazionali di Italia 2023 è Daniil Medvedev. Il russo, che prima di quest'anno non aveva mai vinto una partita al Foro Italico, ha battuto Holger Rune con un doppio 75 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Medvedev, che tornerà numero 2 del mondo, conquista così il 20° titolo della sua carriera, il primo in terra battuta e il tabù è stato infranto. Per la prima volta in carriera Daniil Medvedev vince un titolo in terra rossa e lo fa al Foro Italico di Roma, nell'edizione degli internazionali di Italia. Un trionfo tutt'altro che banale per russo e con vari significati è il 20° titolo nel circuito ATP, primo sulla terra e, per di più, un risultato che gli permette di tornare numero 2 del mondo alla vigilia del Roland Garros. Medvedev ha avuto la meglio su Holger Rune, battuto in finale con un doppio 75 in 1 ora e 42 minuti di gioco. La rivincita per il russo del torneo quarto di finale di Monte Carlo che, come da lui stesso confessato, ha dato maggiore consapevolezza dei propri mezzi anche sull'ora superfisso. Inizio contratto per Medvedev che fatica nei turni di servizio ed è costretto anche ad annullare due palle break nel quinto game. Il russo esce dalla distanza, mentre Rune comincia a concedere qualcosa in più e ad un passo dal tie break perde il servizio. Il primo set finisce 75. Dopo la pausa toilette tra primo e secondo set, il danese rientra e strappa subito il servizio a Medvedev. Inizio di parziale tra alti e bassi per entrambi, con 5 break complessivi. I rimpianti non mancano per Runes che era avanti 53 e ha servito per il set, ma ha subito la rimonta russa con 4 giochi consecutivi. Odiavo i campi a terra, ora mi piacciono, sono sorpreso di vincere un Masters 1000 sulla terra battuta. Ero abituato a odiare questa superficie, ha detto Medvedev al termine della finale dopo Monte Carlo, però non mi sono sentito così male. Avevo perso con le Rune che aveva giocato meglio me, ma sono arrivato a Roma, mi sono trovato molto bene, punto, ho trovato sul mio cammino gli avversari più difficili e solo felici, punto, l'inizio di una bella amicizia tra me e la terra battuta, non credo, ma ora i campi in terra mi piacciono molto più.